Amici ascoltatori di Radio Nuvole Passeggeri, anche oggi un saluto speciale al nostro sponsor Becchini Becchetti. Oggi si è spento il microfono di Zampa. Ne danno il triste annuncio le cuffie, il mixer, le casse, il computer, il jack e le corde vocali. Ah, l'output. Però, spendo un marco, se ne accende un altro. L'accendiamo? Senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu. Tocca a me, aspettavo questo momento da molto tempo. Conduco io. Conduco io, adesso perché sono un uomo e quindi io so risolvere i problemi. E poi comando io. Basta. Qui c'è troppa confusione. Vogliamo ristabilire l'ordine? Siamo in reazione radiofonica o in una fattoria degli animali? La fattoria, ia ia o, dove c'è l'utopia, ia ia o. C'è un bel cortile, un orticello, un gran recinto col cancello. C'è vicino la ferrovia, ia ia o. Nella vecchia fattoria, ia ia o, quante bestie a ziotopia, ia ia o, c'è la capra, capra, capra. Tutti gli animali erano ora presenti, eccetto Mosè, il corvo domestico che dormiva su un trespolo dietro la porta d'entrata. Quando vide che tutti si erano ben accomodati e aspettavano attenti, il vecchio maggiore si rischiarò la gola e cominciò. Nella vecchia fattoria. Compagni, già sapete dello strano sogno che ho fatto la notte scorsa, ma di ciò parlerò più tardi. Ho avuto una vita lunga, ho avuto molto tempo per pensare mentre me ne stavo solo, sdraiato nel mio stallo, e credo di poter dire d'aver compreso meglio di ogni animale vivente la natura della vita su questa terra. Di ciò desidero parlarvi. Ora, compagni, di qual natura è la nostra vita? Guardiamola. La nostra vita è misera, faticosa e breve. Si nasce e ci viene dato quel cibo appena sufficiente per tenerci in piedi. E quelli di noi che ne sono capaci sono forzati a lavorare fino all'estremo delle loro forze. E nello stesso istante in cui ciò che si può dare da noi ha un termine, siamo scannati con orrenda crudeltà. Non vi è animale in Inghilterra che dopo il primo anno di vita sappia che cosa siano la felicità e il riposo. Non vi è animale in Inghilterra che sia libero. La vita di un animale è miseria e schiavitù. Questa è la cruda verità. Fa forse ciò parte dell'ordine della natura? Forse questa nostra terra è tanto povera da non poter dare una vita passabile a chi l'abita? No, compagni, mille volte no. Il suolo dell'Inghilterra è fertile, il suo clima è buono e può dar cibo in abbondanza a un numero di animali enormemente superiore a quello che ora l'abita.
Solo questa nostra fattoria potrebbe sostentare una dozzina di cavalli, 20 mucche, centinaia di pecore, e a tutti potrebbe assicurare un agio e una dignità di vita che vanno oltre ogni immaginazione. Perché allora dobbiamo continuare in questa misera condizione? Perché quasi tutto il prodotto del nostro lavoro ci viene rubato dall'uomo. Questa, compagni, è la risposta a tutti i nostri problemi. Essa si assomma in una sola parola: uomo. L'uomo è il solo vero nemico che abbiamo. Si tolga l'uomo dalla scena e sarà tolta per sempre la causa della fame e della fatica. Passeggeri, Salla Lumière. Eccoci qua, sono pronto a svelarvi l'indovinello della scorsa settimana. Allora, la butti quando ti serve e la riprendi quando non ti serve. Cos'è? La risposta era l'ancora. Na voglia fa niente. L'uomo è la sola creatura che consuma senza produrre. Egli non dà latte, non fa uova, è troppo debole per tirare l'aratro, non può correre abbastanza velocemente per prendere conigli, e tuttavia è il signore di tutti gli animali. Li fa lavorare e in cambio dà ad essi quel minimo che impedisca loro di morire di fame e tiene il resto per sé. Il nostro lavoro coltiva la terra. I nostri escrementi la rendono fertile. Eppure non uno di noi possiede più che la sua nuda pelle. Voi, mucche, che vedo davanti a me, quante migliaia di galloni di latte avete dato durante lo scorso anno? E che ne è stato di quel latte che avrebbe dovuto nutrire vigorosi vitelli? Ogni sua goccia è andata giù per la gola del nostro nemico. E voi, galline, quante uova avete deposto in un anno? E quante di queste uova si sono dischiuse al pulcino? Le restanti si sono tutte mutate in danaro per Jones e i suoi uomini. E tu, Berta? Dove sono i 4 puledri che hai portato in grembo e che avrebbero dovuto essere il sostegno e il conforto della tua vecchiaia? Ognuno di essi fu venduto al compiere di un anno e tu non li rivedrai mai più. In cambio dei tuoi 4 puledri e di tutto il lavoro dei campi, che cosa hai avuto se non una scarsa razione e una stalla? Tenga una voglia. E neppure avviene che la misera vita che conduciamo abbia il suo corso naturale. Non mi lamento per me, perché io sono tra i fortunati. Ho 12 anni e ho avuto più di 400 figli. Questa è la naturale vita di un maiale. Una voglia fa niente. Ed ecco noi a Radio Nuvole Passeggeri Vanessa, la nostra radio telenovela sologa, grandissima. Buonasera a tutti, oggi vi parlo della ricetta salsiccia alle mele. Ecco gli ingredienti: una cipolla affettata fine,
150 ml di prosecco, 2 mele affettate e cubettate, 2 salsicce fresche di maiale, 2 cucchiai di olio, sale e pepe quanto basta. Procedimento: riscaldare l'olio in una padella e cuocere le salsicce giusto il tempo di renderle dorate, cioè 5 minuti. Ritirare dalla padella e tenere al caldo. Rosolare la cipolla nella stessa padella, unire le mele e cuocere 5 minuti, quindi irrorare con il prosecco o altro tipo di vino. Riportare le salsicce nella padella, salare, pepare, quindi coprire e cuocere a fuoco lento tutto insieme per 20-30 minuti. Servire le salsicce con un cucchiaio di salsa di mele. E buon appetito! Grazie Vanessa! Buonasera signori, siamo su Nuvole Passeggeri, vi auguro un buon ascolto, sono Laura e siamo di nuovo a riascoltare Giosuè Mourinho. Buonasera a tutti cari amiche sportivi, cari amici sportivi e soprattutto cari amiche sportive dal vostro e amato José Mourinho. Siamo qui in diretta su Nuvole Passeggeri e io sono tornato, e che grande ritorno poteva essere se non il mio ritorno. A lanciare un appello di non far sì che si faccia più vedere l'intruso di Marco Zampieri. Complimenti! Perché, fantastico! Perché come avete potuto ben capire da altre nostre puntate, immenso! Quando c'è sempre lui in mezzo, tutti il pubblico piange, non ride. Entusiasta! Piange come un po'. Complimenti. come Guardiola quando perde. Sei contro di me. Eccezionale. Ma dici a me davvero? Davvero, Giosuè Mourinho è proprio eccezionale. Sono proprio bravo, lusingato, sei. Lusingato alla grande. Sei più eccezionale di tutti quelli che ho ascoltato. Magari signorina, se posso insistere, sì. Un giorno la invito a cena fuori a mangiare una pizza. No, magari questo non mi interessa proprio, guardi. Ma perché sì, no? Anche si può fare qualche volta, faccia pregare. No, va bene, allora si accetterò volentieri la sua proposta. Grazie, arrivederci, complimenti e buon ascolto a tutti su Nuvole Passeggeri con Giosuè Mourinho. Grazie da José Mourinho e grazie anche da me, ovvero già il vostro Gianni Live. È sempre grazie Gianni Live! Sempre Forza Lazio. Come stai? È la frase d'esordio nel mondo. Canto. Purtroppo anche questa puntata di Radio Nuvole Passeggeri è finita, però è doveroso lasciarci con un detto. Che cosa vuoi che dica? Tanto va il gatto al tofu che ci lascia lo zampino. È il mutuo, il pensiero peggiore del mondo, canto no, tasso fisso. Con le Euribor c'è chi sta impazzendo da un anno. Che cosa vuoi che scriva? Di cosa vuoi che canti?